Chiedere sociale. A Rosy, padre quale presidente dell'associazione Smile, come intendi il concetto proprio di associativo? Io svolgo all'interno della mia associazione un ruolo di presidente molto attento alle problematiche sociali, ma mi avvicino sempre mediante lo strumento dell'arte e della cultura, senza escludere lo sport. E tra le esperienze prime che voglio menzionare è proprio uno sport presentato in nome della diversità, una diversità che i normodotati non conoscono ed appartiene al mondo dei disabili, un'interazione fra i normodotati e i disabili mediante un discorso intrapreso da tempo con l'associazione Andiamo Onlus, che si occupa di disabilità, e la nostra esperienza sul campo è stata scendere nelle piazze, principalmente a Roma. L'ultima esperienza è avvenuta in Piazza Farnese, dove con dei gonfiabili abbiamo dato la possibilità per un'intera settimana, e questo evento si chiama La cultura del per tutti, di svolgere a persone che vivono disabilità lo sport a pieno titolo, mediante le dovute attrezzature, le dovute accortezze e le dovute strutture. Grazie, no, facciamo un applauso per questa iniziativa e questo evento. Grazie. Un attimo, vediamo questo. No, perché ho sentito, mentre parlava Rosy, la bambina, ma si è vergognata. Lei si è un po' opposta, perché dice che non c'è soltanto la pociomania. Che c'è? C'è anche la Cavani-mania. Ah! E perché lei... Sorelli, come si chiama la bimba? Non è l'unica competente. Gabriella, io ti voglio dire una cosa. Noi tutti i giorni, come Globo Azzurro, scriviamo sul nostro sito "Mata tu che mato anch'io". Voglio qui dire che abbiamo ascoltato la canzone di un nostro grande amico la scorsa settimana e abbiamo detto che per noi era Cavani che con i suoi gol ci portava in... Secondo te Cavani che farà? Dici la tua. No, non ce lo vuoi dire. Va bene. Dobbiamo chiudere con questa battuta. Melenzana alla parmigiana. Che Diego. Succede domenica a pranzo? Diego, che facciamo domenica a pranzo? Il Napoli vince. Ma questi signori del Parma hanno vinto a Napoli. Perciò il Napoli vince, sono fiducioso, perché il Parma in questo momento sta giocando bene, ma è una squadra prettamente difensiva. Quindi il Napoli può sicuramente andare a Parma e impostare. Federico, tu sei ottimista per domenica? Io, come ho detto prima, il Napoli mostra qualche peccato quando gioca contro le squadre più deboli, però già ha sfatato il tabù Chievo, quindi credo che anche col Parma andrà bene. L'esperto Firmano? Vince 2-1. Vinciamo 2-1. Ma ci vuoi dire pure chi segna? Guarda, questo non... Il sensitivo Firmano. Ripeto, dicevo che la bambina è la più grande esperta, perché in realtà il vero grande fuoriclasse del Napoli è Cavani, che sarà sicuramente pallone d'oro per almeno un paio di volte le prossime. Presidente, che succede a Parma? Ma io credo che il Napoli vinca, senza ombra di dubbio. Guardate in questo servizio, giusto un minuto. Abbiamo una telefonata? Sì, pronti? Eccoci. Buonasera. Pronto? Buonasera. Sì, pronto. Ci dica. Sento, sono Giuseppe da Castello del Matese. Giuseppe da Castello del Matese, prego. Sì. Volevo solo dire una cosa riguardo la società del Napoli, il presidente. Noi siamo contenti per... dove siamo arrivati, però io volevo fare una denuncia alla tessera del tifoso. È un anno che l'ho richiesta e mi si preclude di andare a seguire le partite del Napoli fuori casa. Io non so questa cosa. E perché lei non ce l'ha questa tessera? Un'organizzazione. Perché non ce l'ha? L'ho richiesta da più di 11 mesi. E presidente Ruggero, la responsabilità di chi può essere? Chi può essere? Prego. Io penso che sia delle poste. È un problema postale, non c'entra il Napoli. No, no? A parte che noi non mettiamo problema della società calcio Napoli. Perché è un problema della società calcio Napoli, scusi? Perché il Napoli non dà le tessere all'ufficio centrale di Caserta. Vabbè, noi prendiamo atto di questo che lei ci segnala, non sappiamo se questa è una situazione come ci dice. Facciamolo parlare, prego. Senti, ascolti attentamente. Comunque viene rilasciata una ricevuta al momento che si fa questa tessera, che con questa ricevuta si possono acquistare biglietti. Sono andato a Udine, a Parma. Bravo Petringa andare... Dairola, bravo. Va bene, grazie così. Sentiamo Marco Di Lello, Di Bello, che cosa ci ha detto Marco Di Bello, perché vediamo anche il gol di
mata tu che mato anch'io, il matador che ha segnato ieri. Vediamo subito questo servizio, subito. Si rianima Castel Volturno. Dopo le gare amichevoli delle nazionali di ieri sera, Mazzarri ritrova la rosa quasi al completo. All'appello ormai mancano soltanto il colombiano Zuniga e il cileno Vargas, gli unici a dover affrontare un viaggio transoceanico per tornare in Italia e quindi gli ultimi a riunirsi ai compagni di squadra. Per tutti gli altri inizia subito il lavoro in vista della trasferta napoletana a Parma, in programma domenica alle 12.30. I precedenti altardini parlano in favore dei Ducali, che nei 16 incontri disputati contro i partenopei si sono imposti in 9 occasioni, 5 invece i successi degli azzurri, 2 i pareggi, ma i padroni di casa non battono il Napoli tra le mura amiche da ben 11 anni, ovvero dal 6 maggio 2001, quella volta finì 4-0. Di contro è passato soltanto un anno da quando i partenopei hanno sconfitto il Parma in casa sua. Era il 13 marzo 2011 e la gara terminò 3-1 grazie alle reti di Amsi, Clavezzi e Maggio. Il segno X manca invece da ben 19 anni, con precisione dal 24 gennaio 1993. Allora il risultato fu di 1-1. Parte dunque con il favore delle statistiche la squadra di Mazzarri, che può inoltre contare sul grande momento che stanno vivendo i suoi bomber, ovvero Lavezzi e Cavani. Proprio il Matador è andato di nuovo a segno ieri sera nella gara amichevole tra l'Uruguay e la Romania, disputata a Bucarest e finita 1-1. Pregevolissima la rete di Cavani, un sinistro a giro da fuori area arrivato al terzo minuto di gioco.